soprattutto diciamo, i progetti dei comuni del sud, che nel nostro caso ha finanziato una giornata che sta promettendo molto bene in termini di risultati e anche di visibilità. Bisogna far capire che esiste un movimento al sud, che esiste un fabbisogno di rappresentazione, di rappresentanza al sud, e noi stiamo cercando di interpretare questo fabbisogno. Lo faremo da qui in avanti creando un movimento che possa coinvolgere tutte le realtà associative del territorio. L'accelerazione verso l'autonomia differenziata che questo governo sta attuando necessita anche di un'accelerazione, di una risposta da parte del Mezzogiorno d'Italia. Quello che dobbiamo fare è creare un fronte unico, e lo stiamo facendo anche coinvolgendo parlamentari europei, quindi anche abbracciando tutto l'intero progetto dall'alto, coinvolgendo parlamentari di altri paesi che possono darci una mano.